Benvenuti, benvenuti ad un altro nostro appuntamento con la finanza aziendale, la finanza in azienda fatta semplice. Di cosa parliamo oggi? Un tema a mio avviso interessantissimo, sebbene riguardi un mondo che potrebbe essere considerato tradizionale, il credito. Parliamo quindi di prestiti. E parleremo di prestiti all'istante, in particolare, quindi la rivoluzione dell'instant lending, muovendoci fra il mondo di credito tradizionale e la rivoluzione della PSD2. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci concentriamo su queste evoluzioni che hanno a che fare con il cambiamento enorme che sta succedendo, sta accadendo nel mondo del credito. Si sono create realtà nuove, questo movimento chiamato FinTech, cioè finanza e tecnologia insieme, che cercano di rimuovere i muri tradizionali ai prestiti classici del mondo imprese e anche del mondo privati, ma oggi ci concentreremo principalmente sul mondo azienda, cercando di velocizzare enormemente i processi. Ma come si fa a velocizzare un processo così complesso come quello di decidere di affidare un'azienda? Insomma, quando si dà credito, vuol dire che ci si crede, ci vuole della conoscenza, ci vuole un approfondimento, un'analisi di bilancio, una raccolta di informazioni, anche qualitative, la qualità del management, che cosa fa questa azienda. È tutt'altro che semplice. Ecco perché i tempi di delibera degli istituti di credito sono mediamente non brevissimi. È anche una delle lamentele degli imprenditori, se vogliamo, i quali hanno bisogno di denaro velocemente e si lamentano del fatto che magari l'istituto di credito non è così rapido nel rispondere, ma giustamente ha bisogno di fare degli approfondimenti. Eppure, nel mondo della finanza aziendale e in particolare del banking, sono nati questi nuovi operatori che invece promettono grande velocità e grande reattività. Bene, allora eccoci qui, ma parliamone quindi con i nostri graditi ospiti di oggi. E cominciamo subito con il primo, che è il dottor Federico Sforza, CEO e co-founder di IDEXA. IDEXA è una realtà particolarmente innovativa, possiamo dire neonata, mi perdonerà il buon Federico, che si occupa proprio di questo, cioè di fare prestiti all'istante. Infatti, uno dei loro prodotti, diciamo, di presentazione al mercato è questo prestito che si chiama X Instant. Ma andiamo subito quindi sul tema. Federico, l'evoluzione della normativa è stata quella ad aiutarvi a entrare nel mercato o cos'è che ha aperto il mercato a questi nuovi operatori? Assolutamente sì, è solo l'inizio di un cambio epocale a cui stiamo assistendo, un po' la punta di un iceberg, e l'evoluzione normativa sta consentendo di cambiare molto rapidamente. È effettivamente un periodo molto particolare, noi stessi in IDEXA siamo nati durante la pandemia, siamo facilitati, se vogliamo, paradossalmente dalle difficoltà che le imprese stanno incontrando nell'erogazione del credito, tempi lunghi di risposta, una recente statistica del Politecnico dimostra che più del 50% delle imprese che stanno accedendo al credito per esigenze di liquidità hanno tempi molto lunghi di risposta, si parla dai 30 ai 45 giorni, a volte di più. E quindi è un problema davvero sentito in questo momento dove bisogna prepararsi alla ripresa. L'evoluzione normativa sta portando un cambiamento importantissimo e come dicevo prima un po' la punta dell'iceberg. Perché? Perché è nata una normativa nuova, la PSD2, che consente in totale libertà di scambiarsi i dati, quindi consente all'imprenditore di cedere i propri dati in tutta sicurezza, i dati transazionali dei conti correnti che l'impresa utilizza. E cosa vuol dire questo? Che utilizzando l'intelligenza artificiale, una serie di metodologie, si può in tempo reale analizzare i flussi di cassa reale dell'impresa a tutto beneficio dell'imprenditore. Perché è un cambiamento molto molto importante? Beh, faccio un esempio molto semplice che forse tutti hanno vissuto sulla propria pelle. Una decina d'anni fa, con la legge Bersani, un solo dato, che era la classe di bonus malus della propria assicurazione auto,
è stato reso disponibile. Quindi sostanzialmente la legge Bersani ha detto si può, le compagnie sono obbligate a dare il dato e il cliente può chiedere le migliori offerte alle diverse compagnie assicurative. Questo solo dato ha cambiato completamente il mercato. In una decina d'anni i prezzi sono costantemente scesi a tutto il beneficio dei clienti finali e le aziende che hanno, come dire, creduto nel digitale, le compagnie assicurative, sono diventate nell'arco di 10 anni leader del mercato. E questo è un solo dato. Oggi invece c'è la possibilità per l'imprenditore di mettere a disposizione in tempo reale tutti i dati transazionali e quindi consentire una valutazione più democratica, più meritocratica, basata su dati freschi dell'impresa, su come l'impresa si è comportata fino a oggi, fino a questa mattina. E perché è così importante? Perché consente di velocizzare il processo di risposta, ottenere risposte sostanzialmente in tempo reale, molto affidabili, consente di capire chi è stato meritevole e chi no. Faccio un esempio molto banale, il ristorante. Sapete che i ristoranti durante la pandemia sono stati hanno avuto enormi problemi a causa della legislazione continuamente in mutamento. Ci sono dei ristoranti che non si sono, diciamo, adeguati, hanno tenuto chiuso. Ci sono però dei ristoranti molto meritevoli che hanno saputo riconvertirsi, hanno saputo attivare le vendite a domicilio, hanno saputo un po' digitalizzarsi, attivare Deliveroo o le varie società che le hanno aiutati a digitalizzarsi, hanno tenuto aperto hanno, come dire, si sono difesi. Ecco, la possibilità concreta, diciamo così, dell'open banking nella PSD2 consente di capire chi è stato molto reattivo. Ma alla fine, cos'è PSD2 e che cosa significa open banking? Beh, PSD2 è una direttiva europea che di fatto obbliga gli istituti di credito a comunicare i dati dei movimenti di conto corrente ad altre istituzioni finanziarie autorizzate, purché il cliente sia d'accordo. Quindi in questo modo si ha la possibilità di accentrare tutti i movimenti di conto su un'unica piattaforma. Ma non solo, consente anche di attivare pagamenti, ad esempio da una app di una banca, che consente addirittura di operare sul conto corrente acceso presso un altro istituto di credito. Open banking, cosa si intende per open banking? Open banking è il fenomeno, è il movimento, chiamiamolo così, della collaborazione fra più istituti finanziari. Quindi la banca si fa open, è aperta alle innovazioni e le introduce attraverso queste partnership che poi si traducono, ad esempio, nelle famose integrazioni nel sito internet o nel banking delle API, cioè queste piccole applicazioni che poi ti portano a utilizzare un prodotto di una terza parte, magari anche in un'esperienza seamless, ovvero senza accorgersi che si è andati da un'altra parte, perché il logo è ancora quello della banca e l'esperienza del prodotto è ancora quella simile a quella della banca. E quindi capire meglio come dire, le possibilità di quell'impresa di riprendersi, e questo ci consente di poter come dire, dare risposte concrete in tempo reale, dire sì, dire di no, dire a quanto, invece di 30-45 giorni e tante complessità, tanti fogli di carta. Quindi, tra l'altro, nel lungo periodo crediamo che sia davvero un cambiamento, perché le informazioni contenute nel conto corrente sono importanti e consentono una maggiore trasparenza. Grazie, grazie, molto interessante. Quindi la tecnologia a servizio del credito. Davvero interessante. Allora proviamo a parlarne con l'altra faccia della medaglia, cioè il credito, diciamo, del mondo tradizionale, ma non troppo. L'interlocutore che abbiamo oggi è il dottor Ferdinando Cinquegrana, che è responsabile dell'area monitoraggio andamentale e processi del credito e reporting di Banco Desio, che è una banca che si caratterizza però per essere molto attenta al fintech, so di partnership che sono state portate avanti, e quindi voglio parlare proprio con una banca che guarda alla sua storia, ma guarda anche al futuro. Insomma, come state affrontando in maniera creativa questa competizione, che mi sembra di capire si stia facendo importante? Qual è la vostra visione e che partnership avete implementato e cosa vedete per il futuro? Buongiorno Ivan, sì, Federico ha anticipato alcuni degli aspetti significativi, in particolare i tempi, diciamo, di risposta delle banche, soprattutto nel periodo emergenziale, si sono allungati. Devo dire che questo
non tanto per il Banco Desio, con una struttura diciamo molto snella, ha consentito comunque l'anno scorso di essere molto reattiva e fin dai primi mesi dell'emergenza, da maggio fino a dicembre, in realtà i volumi sono aumentati significativamente, abbiamo avuto anche apprezzamenti da parte della clientela. Ciò non di meno, ovviamente la nuova regolamentazione, le nuove normative, e un accesso, diciamo, facilitato alla clientela, soprattutto in questo momento in cui gli spostamenti sono limitati, non fa altro che migliorare la customer experience, garantire al cliente comunque un accesso più veloce in qualsiasi momento al canale bancario. E quindi sì, le alleanze comunque con le società fintech portano dei benefici che potrei dire sicuramente comuni non solo alle banche tradizionali, ma alle stesse fintech. L'anno scorso noi abbiamo avviato questa collaborazione con Credimi, molto positiva. Abbiamo incrementato in questa maniera sostanzialmente la velocità di risposta alle imprese. Siamo stati vicino alle imprese del territorio, era focalizzata ovviamente alla clientela presente sui territori in cui insiste il Banco Desio. E l'altro aspetto positivo ha consentito comunque un incremento della clientela, era un'offerta combinata con la possibilità di attivare delle azioni commerciali consentendo insomma, anche delle agevolazioni dal punto di vista di apertura di conti correnti e altri servizi che erano offerti comunque a condizioni molto, molto agevolate. Quindi diciamo i due temi ovviamente principali in questo contesto sono ovviamente la spinta verso il digitale e l'altro aspetto la customer experience. Quindi i due fattori combinati fanno sì che ci possa essere sicuramente un beneficio per le banche, per la clientela e sostanzialmente il coinvolgimento e la collaborazione con le società fintech contribuisce ad essere un acceleratore per entrambi per avvicinarsi quanto più velocemente appunto al cliente ed offrire un servizio migliore. Bene, molto interessante nel senso che, insomma, mi fa piacere sentire queste parole, nel senso che si crea una partnership dove si sfrutta la velocità del fintech e il motore però di potenza finanziaria della banca tradizionale che però vede lontano. Bene, insomma, bisogna fare, se non puoi sconfiggerli, fatteli amici, dicono, no, in gergo, quindi ben venga. Tornerei però dal buon Federico Sforza, a cui voglio fare un domandone. Federico, sei pronto a questo domandone? Ma adesso, visto che abbiamo detto che il processo del credito è comunque complicato, bisogna conoscere, capire, è possibile automatizzarlo, addirittura quasi a far decidere a una macchina se un'azienda merita credito oppure no? Grazie Ivan, la domanda è molto interessante. Assolutamente sì, è la risposta. Chiaramente, come sempre, la macchina va guidata. Quindi i dati, come dicevo prima, e la moltiplicazione della disponibilità dei dati consente, in abbinamento alle informazioni che sono disponibili oggi in tempo reale sui dati transazionali, di prendere decisioni importanti grazie ai motori di intelligenza artificiali. Ad avere su determinate tipologie di credito, in particolare sui crediti di breve termine, una risposta completamente automatizzata. Chiaramente ci sono però delle componenti umane dietro. Tutti i motori di intelligenza artificiale hanno il supporto. Noi stessi mettiamo al lavoro i migliori data scientist che lavorano sui dati, ma che sono affiancati da underwriter manuali. Quindi la macchina viene istruita da persone super competenti o nel mondo dei dati o nel mondo del credito e che hanno visto credito per decine di anni. Il tutto senza perdere di vista la relazione. Quindi la digitalizzazione e l'automatizzazione del processo di credito è totale.
il cliente riceve una risposta in tempo reale, basta andare sul nostro sito www.idexa.it, mettere la partita IVA, collegare i conti correnti. Dietro ci sono dei motori di intelligenza artificiale che lavorano e la risposta viene data in tempo reale e c'è sempre comunque disponibile un nostro business banker o un consulente che a distanza, esattamente come stiamo facendo noi, può rispondere a tutte le domande del cliente, che siano di merito creditizio, ovvero di processo, di digitalizzazione, a qualsiasi domanda. Quindi di nuovo l'obiettivo qual è? È quello di dare risposte in tempo reale, immediate, non perdere di vista l'aspetto della relazione, che è comunque importantissimo, usare però il meglio delle metodologie tradizionali, anche noi guardiamo ai bilanci, guardiamo agli score dei bureau, come fanno le banche tradizionali, ma in più guardare i flussi di cassa e la possibilità reale di quel business di ripartire. Quindi, come facevo l'esempio prima, di comprendere chi ha maggiori possibilità di ripartire, anche se volete con un concetto di sostenibilità, quindi di aiutare l'imprenditore a comprendere qual è l'indebitamento giusto nel breve termine, che può sostenere. E questo consente quindi, grazie ai motori, di riuscire, e ai dati, di riuscire a fare predizioni più accurate. I motori sono molto evoluti, ma comunque vengono sempre istruiti dalla mente umana. Bene, una macchina dal volto umano. Bene, grazie, un concetto molto interessante, ma sicuramente ci fa capire il grado di innovazione, il grado di profondità al quale si può arrivare attraverso i dati. Allora andiamo avanti a parlare di dati e quindi vorrei tornare dal nostro Ferdinando, al quale vorrei chiedere, quindi questa benedetta PSD2 può portare beneficio anche alle banche tradizionali? Cioè ci sono dei limiti che vede la sua implementazione? È davvero game changer? Sicuramente le banche inizialmente hanno visto, diciamo, la PSD2 solo come un adeguamento normativo. In realtà l'apertura a questa possibilità si profila sotto tre aspetti, quindi consente comunque di migliorare sostanzialmente da un lato l'accesso alle informazioni del cliente e consente pertanto di fare le campagne di marketing mirate, fornire dei prodotti e dei servizi più adeguati alla clientela e in ultima analisi, come diceva Federico anche in apertura, consente un monitoraggio comunque continuo nel tempo della capacità del cliente, quindi la vera forza dell'analisi del transazionale, ovviamente del conto corrente, consente di avere un aggiornamento quotidiano di quella che è la posizione e la qualità del cliente. È ovvio che per le banche tradizionali il vero limite non è tanto diciamo, avere o dare l'accesso alla piattaforma, quanto in realtà diciamo, l'utilizzare le informazioni contenute all'interno dei conti correnti della clientela. Questa è la vera sfida delle banche tradizionali e anche qui ovviamente strutture più snelle, più veloci, come Edexa, che si stanno avviando ed approcciando ad utilizzare e ad estrarre valore da tale patrimonio informativo, può essere di supporto alle banche tradizionali. Indubbiamente il vero impegno non è tanto appunto nell'ottenere le informazioni in gran parte già detenute dalle banche, quanto far sì che queste informazioni vengano usate al meglio per un beneficio comune, sia cliente sia banca. Su questo, diciamo, anche con Edexa, il Banco Desio sta avviando, diciamo, delle collaborazioni. Ma concretamente, come si fa una partnership fra una banca e una fintech? Beh, la partnership può essere delle più svariate soluzioni e può prevedere le più svariate modalità. Ad esempio, una partnership potrebbe essere quella di finanziare la fintech perché essa poi finanzi i suoi clienti. È la partnership più semplice. Si sottoscrive, ad esempio, un'obbligazione e poi la fintech eroga finanziamenti che
vengono remunerati e quindi remunera quella, quell'obbligazione. Oppure è proprio piazzare prodotti di una fintech stessa attraverso l'open banking, quindi queste possibilità di integrazione, e perché no, fino ad arrivare ad acquisizioni o scambi azionari e societari. Al fine comunque di meglio sfruttare le informazioni detenute già nel proprio patrimonio informativo e valorizzarle. Grazie, grazie. Insomma, partnership a tutto spettro, e direi che è la via più corretta. Però torniamo allora da Federico, perché a questo punto qui c'è un'evoluzione nel mondo del credito tradizionale e innovativo che cominciano via via a incrociarsi, a guardarsi, a collaborare. Insomma, Federico, dove vedi il mondo del credito fra 10 anni? Facciamo un po' di futurismo insieme. Ah, anche questa è una domanda non banale, ma io vedo un po' 3 trend assolutamente inarrestabili. Il primo, lo ha citato anche prima Ferdinando, è quello che si chiama open finance, la collaborazione, da un lato tra fintech e dall'altro da banche che sono, come dire, più illuminate, come Banca Desio. Noi stiamo appunto avviando una collaborazione, siamo convinti che sia la strada giusta per entrambi gli istituti, ma anche per i clienti finali alla fine. Chi nasce come noi, come dire, senza sovrastrutture, liberi di poter scegliere il meglio della tecnologia e il meglio dei prodotti, il meglio dei servizi, il meglio dei modelli di scoring, ha un vantaggio, diciamo, perché può sperimentare più velocemente, può imparare più velocemente. Ma ha anche bisogno della potenza, come dicevi anche tu, Ivan, all'inizio, delle banche tradizionali. E quindi chi sarà aperto, chi riuscirà a prendere il meglio dei prodotti e servizi a tutto beneficio dell'utente finale, come dire, riuscirà a vincere questa battaglia evolutiva anche nel mondo del credito. Ed è per questo che stiamo cominciando a collaborare con Banco Desio. Il secondo trend, che credo che sia inarrestabile, ne abbiamo parlato tanto oggi, è l'importanza dei dati, e come dicevo è solo la punta dell'iceberg. Oggi abbiamo parlato di credito, ma ci sono tutta una serie di servizi a valore aggiunto che si possono costruire grazie ai dati. Perché è così importante per la piccola impresa? Perché mediamente la piccola impresa fa fatica ad avere accesso, diciamo così, alla finanza evoluta, a meccanismi di credito evoluti. La potenza dei dati, la democratizzazione dei dati che vengono messi a disposizione consentirà nel tempo di costruire una serie di servizi importanti a valore aggiunto per spiegare molto semplicemente agli imprenditori e aiutarli a costruire l'equilibrio finanziario della propria azienda e quindi a portare dei tool che tipicamente sono usati in aziende corporate, in aziende molto grandi, nel mondo delle piccole imprese in maniera molto facile e intuitiva. Faccio un esempio: la possibilità di aggregare i conti, di avere un'unica vista, la possibilità di utilizzare l'anticipo fatture immediatamente, di integrarlo con i propri sistemi contabili. Faccio un altro esempio: la possibilità di proiettare i propri flussi di cassa, di avere la macchina che ti dice già i flussi di cassa previsti sulla base delle analisi e ti suggerisce magari quali sono le forme di finanziamento più adatte. Sono strumenti che nasceranno perché la base dati sottostante esiste. L'open banking e l'utilizzo dei dati, se lo si saprà utilizzare e rendere fruibile in maniera semplice, sarà un trend che rivoluzionerà il mondo del credito. La terza, ne abbiamo già parlato all'inizio, è l'evoluzione normativa, che non finirà qua. Ci sono tanti trend che portano e porteranno ancora più cambiamenti. Si sta già cominciando a parlare di PSD3, perché è vero che la PSD2, quindi la possibilità di utilizzare i dati transazionali, sta portando dei grossi cambiamenti, ma ancora è molto disomogenea. Per esempio, ci sono banche che lo rendono molto facile e ci sono invece banche che lo rendono molto difficile per l'utente finale. È molto disomogeneo. Quindi sicuramente l'evoluzione normativa continuerà per aumentare la concorrenza e la democratizzazione dei dati, e sarà importante il ruolo normativo. Si applica anche ai regolatori stessi,
la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia stanno intervenendo su tante aree e quindi si sta assistendo a un'evoluzione normativa che continuerà da un lato per preservare i consumatori, dall'altro per aumentare la concorrenza. Ne è un esempio, in realtà, lo stesso Fintech Hub che ha appena aperto Banca d'Italia a Milano. Quindi questo trend continuerà e ci sarà un'evoluzione normativa, auspicabilmente da parte del regolatore, delle banche stesse illuminate come Banco Desio e degli attori fintech che sono, diciamo, neonati per un'evoluzione del mercato, auspicabilmente appunto a beneficio alla fine degli imprenditori e dei clienti finali. Bene, diciamo che ci aspetta un futuro frizzante, direi, Federico. Grazie per questa visione e per averci portato anche degli elementi di novità su quello che sta succedendo. Allora, torniamo per chiudere col nostro Ferdinando, insomma, su questo mondo che ci ha anche prospettato il buon Federico, insomma, prestiti istantanei, invoice trading, peer-to-peer lending, insomma, tutte parole che riguardano i prodotti fintech. Ma alla fine c'è il rischio che il mercato si restringa per le banche tradizionali? Sicuramente il rischio c'è, oggi si assiste già comunque diciamo, ad una riduzione parziale dei ricavi sul mondo della moneta e dei servizi di pagamento, dove le fintech comunque stanno avendo comunque parecchi ritorni, pensiamo a Satispay, insomma, ci sono diversi casi di successo. Dall'altra parte però l'introduzione appunto della PSD2, l'open banking, apre ad un ventaglio di nuovi prodotti, come diceva anche prima Federico, in particolare sulle PMI. Per una banca anche come il Banco Desio, che è principalmente vocata a servire il mercato dei POE, dei PMI, la vera sfida è cercare di ridurre il costo serve alla clientela. Sono un numero elevato comunque di controparti con bisogni che diciamo, possono essere abbastanza simili l'uno all'altro. Ovviamente il lavorare con delle social fintech consentirà sicuramente di ottimizzare i processi del credito anche di una banca tradizionale, ridurre il costo serve e servire comunque al meglio il cliente. Dall'altro lato, quello che però diciamo, immaginiamo è che comunque sulle controparti più grandi, quindi sulle controparti corporate o sulla clientela private, sicuramente i servizi a maggiore valore aggiunto riescono ad essere fatti meglio attraverso un canale fisico, un canale diciamo, anche tradizionale, fatta comunque di conoscenza, di fiducia nel tempo che è stata comunque diciamo, guadagnata anche sul territorio. Quindi sicuramente la combinazione delle due componenti, da un lato diciamo, la digitalizzazione e il supporto di società fintech possono garantire comunque un miglior accesso alla clientela PMI e offrire servizi migliori, dall'altro comunque la presenza fisica, soprattutto su controparti diciamo, che vanno servite meglio, su prodotti a maggior valore aggiunto, ci consente di guardare comunque il futuro con positività. Probabilmente diciamo, le fintech senza le banche tradizionali e viceversa da sole non riescono comunque a raggiungere diciamo, un obiettivo a 360 gradi. Quindi sicuramente quello che noi ci aspettiamo e appunto lo dimostrano sia le collaborazioni con Credima, la collaborazione con Adexa, è quello in cui crediamo, quindi la combinazione delle due forze sicuramente riuscirà a mettere il cliente al centro diciamo, del contesto creditizio. Grazie, grazie davvero. Quindi diciamo che l'innovazione è un pochino, diciamo, trascinata dal fatto che qualcuno sta innovando, quindi bisogna muoversi. E quindi il cambiamento a volte viene anche dall'esterno, come reazione alle variazioni di mercato. Ma fa piacere, insomma, che c'è sensibilità e reattività, soprattutto nelle banche magari all'inizio di medie dimensioni e poi magari sulle banche più grandi. Bene, allora io non posso far altro che ringraziare i nostri graditissimi ospiti.
per le grandi nozioni che ci hanno trasferito e anche gli elementi di vita quotidiana, di vita pratica che ci hanno portato. Quindi grazie tante a Federico Sforza di Aidexa. Grazie a voi. Grazie e alla prossima. E tante grazie al buon Ferdinando Cinquegrana di Banco Desio. Grazie, grazie e alla prossima. Bene, che cosa portiamo via dalla nostra puntata e quali sono i nostri takeaways di oggi? Beh, abbiamo imparato qualcosa di davvero interessante. Abbiamo imparato che lo scoring, cioè il metodo con cui viene dato il rating a un'azienda, può essere automatizzato attraverso fonti informative molto particolari, cioè i dati di conto corrente, i movimenti del conto corrente accorpati, quindi non di uno ma di più conti correnti, accorpati e studiati, in modo da avere il cash flow praticamente in tempo reale dell'azienda. In questo modo si capisce davvero qual è lo stato di salute. Pensate voi, quando accorpate tutti questi conti correnti, che analisi si possono fare? Si può ad esempio verificare che davvero l'azienda paghi regolarmente i fornitori, davvero incassi regolarmente dai clienti, davvero versi le imposte in maniera regolare e chi più ne ha più ne metta, soprattutto quando hai sott'occhio tutti i conti correnti dell'azienda. Ovvio, ci si mette a nudo, è un po' come dire che la banca ha la centrale rischi in tempo reale, ma è il prezzo per la velocità. Ma parliamo anche di prezzi. Con i nostri ospiti abbiamo visto che il vero vantaggio è la velocità, però bisogna anche dire che il servizio si paga. In questo particolare momento storico un finanziamento da una fintech è leggermente più costoso di un prestito rispetto al prezzo che può applicare a livello di tasso una banca, ma il motivo è molto semplice. La fintech risponde in tempo reale, si prende anche qualche rischio in più perché automatizzando non ha tutta la storicità che potrebbe avere una banca e chiaramente in questo modo deve coprire quello che è il costo del servizio. Quindi ci sarà molto da competere, ma questa fusione, questa capacità adesso delle banche di reagire e fare partnership porterà via via a allineamenti anche in questo senso. Beh, con PSD2 sicuramente il credito diventa più facile, ma non diventa più facile ottenere credito. Nel senso che se i numeri non sono buoni, la banca farà più fatica a dare credito, perché avrà un controllo in tempo reale della situazione aziendale, potendo leggere la movimentazione di conto corrente quotidianamente e su tutti i conti correnti, si renderà conto dello stato di salute. Certo, se lo stato di salute è buono, la finanza sarà praticamente istantanea, perché la banca processerà quotidianamente i dati e sarà sempre in grado di stabilire quanto rischio vuole assumere, quindi quanto vuole erogare a quello specifico cliente. Ci sarà meno egemonia bancaria, ci sarà più concorrenza, questo sì, e ci sarà più innovazione. L'esperienza diventerà sempre più digitale e sicuramente i tempi tenderanno a essere più veloci. Siamo agli albori, siamo agli inizi. PSD2 ha le sue piccole pecche, ce l'hanno anche raccontato i nostri ospiti, ovvero è ancora un po' complicato aprire i dati perché c'è un pochino di resistenza. Si spera in PSD3, che è un progetto, una normativa in lavorazione, ma una cosa è sicura, l'evoluzione nel mondo del credito è in corso e è molto intensa. Bene, grazie di essere stati con noi anche questa volta e di averci seguito, sono sicuro, con grande attenzione, visto gli aspetti così interessanti che abbiamo visto. Abbiamo un mondo che ci aspetta di innovazioni, abbiamo un mondo di novità tecnologiche e quindi, insomma, abbiamo delle belle novità che ci aspettano. E come sempre, keep it simple!